Questa giornata è stata organizzata per sensibilizzare sulle malattie croniche infiammatorie intestinali. Come nasce questo spot e perché? Allora, nasce da una proposta del professor Armuzzi, che io conosco, diciamo, sono direttamente interessato perché mio figlio Pietro soffre di Crohn. Quindi ho seguito questa malattia, ho seguito ovviamente gli enormi problemi e le enormi conseguenze che questa malattia comporta, quindi sono sensibile in primis come padre. Quindi quando mi hanno chiesto di poter fare qualcosa a favore di tutte le persone affette da Crohn, da coliti ulcerose, da malattie infiammatorie intestinali, ovviamente ho accolto immediatamente questa richiesta. Abbiamo ragionato insieme a lungo, io ho anche, diciamo, ideato lo spot creativamente, ma ovviamente per i contenuti mi sono confrontato con tutto il gruppo di lavoro per capire qual è la situazione e qual era l'esigenza da comunicare in questo momento. Quello che abbiamo cercato di fare è stato un messaggio composto, no? Da un lato sicuramente rassicurare, no? Far vedere delle persone, i protagonisti dello spot sono delle persone normalissime, c'è un manager, una mamma con un figlio, degli adolescenti e poi un campione di nuoto che vivono normalmente la loro vita pur essendo affetti da questa malattia. Quindi la prima cosa che abbiamo voluto dire è con il Crohn o con le colite ulcerose si può avere una buona qualità di vita, sicuramente. Il secondo messaggio è far vedere che c'è un gruppo di professionisti che studia, che sono stati fatti dei passi avanti importanti e quindi rassicurare in un certo senso e non far sentire i malati abbandonati. Lo slogan è insieme si può fare, no? Quindi avere un riferimento medico che ci cura, ci sta vicino continuamente in qualunque momento, fa sentire sicuramente i malati meno soli e rende più leggero affrontare questa malattia. Quindi denunciare subito i sintomi in caso anche di giovanissimi che ne soffrono e affidarsi poi ai medici? Questo sicuramente. Il problema di Crohn e delle colite ulcerose è che non sono facili ad essere diagnosticate, a volte vengono scambiate per tante altre malattie e riuscire a capire veramente che è Crohn o colite ulcerose non è così facile.